Dai Niudada ai Crisma, in questa puntata parliamo di Maurizio. Benvenuti tre solchi di Dimmelo con un disco, benvenuti in questa nuova puntata che, come vi ho preannunciato, sarà tutta quanta dedicata a Maurizio Arcieri, a partire dalla carriera con i Niudada fino ad arrivare al suo ultimo progetto, ovvero i Crisma, in mezzo ovviamente alla sua carriera da solista. Come sempre i brani che ascolteremo li troverete nel box informativo qui sotto di me, nelle playlist che vi vado a proporre sia su Spotify che su YouTube. Ci saluta come sempre l'amico Natalino Otto, questa sera in una insolita versione punk, perché lui ama molto la parte di carriera dei Crisma di Maurizio Arcieri e ascolterà con noi la sua storia. Maurizio nasce a Milano nel 1942, si avvicinerà molto presto alla musica fino a fondare i Niudada. Sei ragazzi appassionati di musica rock, di musica beat, tutti quanti di famiglia benestante e vicini, soprattutto nell'estetica, al movimento del dadaismo. Nel 1965 la Bluebell Record li mette sotto contratto. Considerate che siamo in un periodo in cui il beat stava arrivando prepotente in Italia, dopo la British Invasion dei Beatles, che avevano avuto modo anche di sbarcare negli Stati Uniti d'America. Nel 65 il fenomeno si incomincia ad avvicinare anche qui da noi in Italia e la Bluebell rimette sotto contratto, facendogli pubblicare anche una loro cover di When You Walk in the Room, anche se poi la versione più famosa sarà quella dei Rocks, che diventerà C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Non vuol dire proprio niente ciò che fai, ti comporti come quella che tu sai. Esci sempre con gli amici, non ne posso più. Un altro singolo dello stesso anno, ma qui siamo ancora lontani dal successo, è questo che vi mostro, che voglio farvi ascoltare, e si intitola L'amore vero. No, non devi piangere. No, non essere triste. Tu un giorno incontrerai chi per te sarà l'amore vero, l'amore vero. Il vero successo per i Niudada arriva però l'anno successivo, nel 1966, anno che ho esplorato da tanti punti di vista proprio quest'anno, a 55 anni di distanza, e nell'estate del 66, quando vi ho parlato del cantagiro, vi ho anche detto che i Niudada si classificarono al terzo posto nel girone C. Girone istituito proprio quest'anno proprio per i gruppi, per i complessi, come venivano chiamati all'epoca, che stavano ottenendo un grandissimo successo. Il brano presentato quell'anno in gara è il primo grande successo dei Niudada, è uno shake e si intitola Non dirne più. La fortuna ci ha assistito facendoci incontrare questi due giovanotti che si chiamano Gianni Oligieri, Ernesto Pongiluppi, i quali sono dei collezionisti di autografi in modo diverso da quello che noi conosciamo, cioè si fanno scrivere l'autografo sulle braccia. Ecco, questo è l'autografo di... Questo è l'autografo di Maurizio dei Niudada. Le cose che racconti tu le dici come le vuoi tu. Non dirne più, rido tutti di te. E
grazie al successo ottenuto proprio al Cantagiro, vediamo anche diverse apparizioni televisive del gruppo in quel periodo, come ad esempio ad Aria Condizionato, Studio 1, e tra i brani che presentavano in quel periodo vi è proprio il lato B, sempre di questo singolo, Non dirne più, che si intitola Batti Pugni. Ed ora, ragazzi, sulla prima pedana, a voi i notissimi New Dada. Batti pugni se non sai perché, questa sera non è con te. Batti pugni, non lasciarti mai, si diventa sotto gli occhi tuoi. Chi comanda il mondo siamo noi, e vedrai che ritornerà. Il 66 per Maurizio e per i New Dada si conclude con il loro primo e in realtà unico disco, che si intitola I'll Go Crazy e contiene sia brani originali che cover. Un'altra canzone dello stesso anno è T-Bird, che viene scelta, anche se non nella versione dei New Dada ma in quella di Rocky Roberts, come sigla di Bandiera Gialla. Sul lato B vediamo proprio I Go Crazy, anche se qui c'è in realtà un errore, perché il brano si intitola I'll Go Crazy, che è quello che, come vi dicevo, dava il titolo anche al loro album. E nel 67 cosa accade? Che dato il successo che incominciava a diventare importante, incominciano anche i primi dissapori interni al gruppo. Il singolo successivo dei New Dada è Lady Jane, cover del brano famoso in quegli anni dei Rolling Stones. Succede quindi, e questo l'ho anche approfondito facendo una ricerca preparando questa puntata, che il brano esce come New Dada, ma in realtà poi il gruppo si scioglie, nessuno dei componenti, Maurizio da un lato e gli altri componenti dall'altro, riescono ad utilizzare il nome New Dada, e quindi successivamente il singolo sarà pubblicato soltanto a nome Maurizio. Ma tu non saprai mai. E sul lato B della sua versione del 45 giri, una bellissima versione secondo me. Anche qui in realtà un po' confusa la situazione, perché se cercate ad esempio online in questo momento la troverete accreditata ai New Dada, anche se in realtà è contenuta all'interno della versione da solista del 45 giri di Lady Jane. Vi sto parlando di T'amo da morire, versione italiana di Give Me Some Lovin'. Sono schiavo dell'amore che mi hai dato, perché amo quelle cose che io faccio con te, con le tue parole mi convinci, lo sai, so che presto o tardi tu mi metti nei guai, ma non mi importa, ma non mi importa, t'amo da morire. Nel 67 Maurizio firma il suo contratto con la Joker e continua la sua carriera da solista. Il primo brano che viene pubblicato al suo nome, uno dei primi singoli pubblicati al suo nome, si intitola Il comizio di Maurizio. Ed organizza un comizio, o balli in testa se vuoi, anche in amore ognuno sceglierà la libertà. Ed organizza un comizio, racconta pure che tu piangi per me e rideranno di te. Il singolo successivo invece si intitola Era solo ieri. Qui questa è una bellissima ballata, mi piace molto. Siamo già nel 1968 e la firma di questo brano è di un artista che sarà sempre vicino a Maurizio in quel periodo, firmerà molti brani incisi poi da lui. Sto parlando di Herbert Pagani. Sì. Stai dicendo di sì. Oh,
Herbert Pagani firmerà anche i due brani successivi di Maurizio e uno dei due sarà il suo più grande successo da solista. Vi sto parlando di 5 minuti e poi, canzone partecipante al disco per l'estate del 1968, arrivò fino al terzo posto in classifica e risulterà il 18° disco più venduto di tutto l'anno. Al disco per l'estate ci riproverà anche l'anno successivo, nel 1969, con un brano meno immediato e che otterrà meno successo rispetto a 5 minuti e poi. La canzone si intitola Elizabeth, secondo me è molto bella, a me piace moltissimo questo brano, e scritto per lui da Vito Pallavicini e Paolo Conte. Maurizio, non sappiamo più cosa dire. Sì, vabbè, vengo, annunciami. Bravo. È lui! Gli occhi grigi dell'estate stanno guardando su di noi, onde contro le scogliere sono dentro gli occhi tuoi. Io ti sto abbracciando ma sei già lontana, io ti sto chiamando ma tu sei lontana. E siamo ancora nel 69, ancora con la Joker, esce un altro singolo, anche questo molto importante. Il brano originale è Spinning Wheel, The Blood, Sweat and Tears, e viene tradotto in italiano da Mogol e diventa per Maurizio 24 ore spese bene con amore. E di questo singolo in realtà mi piace molto anche il lato B, e quindi anche questo l'ho inserito nella nostra playlist. Si intitola Cade qualche fiocco di neve, canzone molto bella in francese ma incisa in italiano anche dallo stesso autore, che è Antoine, e la traduzione nel testo ancora una volta è di Herbert Pagani. Cade qualche fiocco di neve, piano piano sulla città. Tutto tace ormai da più di un mese, neanche la radio dice ah. E siamo ancora ad un altro singolo che stranamente poi, se andiamo ad analizzare le classifiche del periodo, è quello che ebbe più successo. Dico stranamente perché in realtà è la canzone più particolare forse delle tre, è questa, L'amore è blu ma ci sei tu. Tra l'altro ricordate bene questo scatto della copertina, perché tra poco lo vedremo altrove e vi parlerò di qualcos'altro. Questa canzone, dicevo, particolare perché in realtà è l'unione di due brani stranieri messi insieme. Uno è L'amour est bleu, canzone che in quel periodo stava spopolando, e l'altro è I Can Sing a Rainbow. Questa canzone, pensate, arrivò fino al numero 7 in classifica tra il 69 e il 70, e alla fine del 69 risulterà il 51° disco più venduto. Nasce anche l'amore. L'amore è tutto. Blu, blu, l'amore.
E proprio nel 1970, anno in cui con L'amore blu ma ci sei tu era in classifica, la Joker, forse sul finire del contratto che Maurizio aveva firmato, decide di pubblicare questo LP che si intitola semplicemente Maurizio. In realtà infatti è una sorta di raccolta e, come vedete dalla copertina, vi ho detto ricordatevi lo scatto del singolo, perché in realtà credo sia tratto dallo stesso servizio fotografico di questo LP. Come vi dicevo, è in realtà più che altro una raccolta, perché contiene tutti quanti, quasi tutti i singoli usciti per la Joker nel suo periodo solista. E cosa importante che mi ha spinto soprattutto a fare questa puntata dedicata a lui è il fatto che proprio quest'anno questo disco è stato ristampato con l'aggiunta di una bonus track che è Prima Estate, altro singolo di quel periodo, e un altro brano totalmente inedito, ma ci arriviamo tra poco. Questo disco, come vi dicevo, contiene i brani che tra l'altro vi ho già citato, ovvero 5 minuti e poi, Elizabeth, L'amore blu ma ci sei tu, 24 ore spese bene con amore, Cade qualche fiocco di neve, Era solo ieri e come bonus del lato A, Prima estate. Abbiamo poi Il comizio e Schiaffeggiarti, cover di Take Me for a Little While, che era il lato B di L'amore blu ma ci sei tu, Un'ora basterà, Sirena, Il fiore all'occhiello, Ricomincio da zero, cover in questo caso di Natural Born Loser, e la canzone che è posta alla fine del disco è quella di cui vi ho anche parlato nel video pubblicato un po' di tempo fa, che venne incisa anche dalle Particelle, gruppo di Paola Orlandi. È la cover di Wild World di Cat Stevens, nel caso di Maurizio è un inedito, uscito fuori soltanto quest'anno, e si intitola Ragazzina senza cuore. Tu cerchi la ricchezza, ma non sai, gli abiti da sera che metterai, saranno belli ma penserai a me. Sei tu, oh ragazzina senza cuore, sei una bambina senza di me. E dopo questa parentesi alla Joker, Maurizio passa alla Polydor, firma un nuovo contratto con la Polydor, con la quale pubblicherà altri singoli, a dire il vero di minor successo rispetto a questo primo periodo, che poi lo spingeranno ad esplorare altri generi musicali che tra poco vedremo. Ho selezionato due singoli da farvi ascoltare e da inserire quindi ovviamente nella nostra playlist. Il primo è Guardami, aiutami, toccami, guariscimi, versione italiana di See Me, Feel Me, tratta da Tommy degli Who. L'ultimo singolo pubblicato da solista con la Polydor esce nel 1975, vede da un lato una canzone particolare e devo dire non proprio bellissima secondo me, che è Jukebox, che racchiude diversi brani alternati da una sorta di twist cantato in coro, e una canzone devo dire strana, perché poi non so se è per un'incisione un po' scadente o era voluto questo effetto, ma secondo me la sua voce si sente poco all'interno del brano. Il brano però che ho scelto di inserire in playlist si intitola Primo Agosto. Primo agosto non ci sei
Nel 1976, considerate che la musica era totalmente cambiata di nuovo e lo faceva anche in Italia grazie all'esplosione del punk che sia dagli Stati Uniti che dalla Gran Bretagna arrivava un po' in tutti quanti i paesi. Ed è proprio in Gran Bretagna che Maurizio, insieme a Christina Moser, che divenne la sua compagna, forma un duo, ovvero i Crisma. Questo 45 giri che vi faccio vedere, dove tra l'altro loro si chiamavano Crisma, ma scritto con CH, vediamo tra poco lo cambieranno in Crisma con la K, è una delle loro prime incisioni, dal loro primo disco insieme, e si intitola Lola. Expenses paid. La, la. She's before me forevermore. Her glances taking deep fascination. She wants information. Un grandissimo successo i Crisma lo riescono ad ottenere nel 1980 con questa canzone. Come vedete qui si chiamavano già Crisma con la K. Il brano è Many Kisses e nel 1980 risultò il 23esimo disco più venduto dell'anno. Many kisses, soon come back to spot you. Sympathetic kisses, defrosted kisses, love in hospital dress. Dagli anni 80 in poi Maurizio Acceri e Christina Moser, ormai diventati compagni anche nella vita, collaborarono con tanti artisti, tra i quali Franco Battiato, soprattutto nell'album 10 stratagemmi. Poi Maurizio divenne anche parte integrante del cast di Chiambretti Night con Piero Chiambretti, purtroppo nel 2015 in seguito ad un male ci ha lasciato. La sua carriera però ha lasciato segni importanti e per questo ho deciso di farvela, diciamo di fare questa breve carrellata dei suoi brani, che però secondo me sono degni di nota e vanno sicuramente riscoperti, non dimenticati. Tutte le canzoni che vi ho fatto ascoltare le trovate nelle playlist che vi propongo su diversi mezzi, come ad esempio Spotify o YouTube, appunto, dove mi state guardando, nel box informativo qui sotto di me. Vi invito ad ascoltare questi brani e ad approfondire questo artista molto interessante. Tutto ciò che è Dimmelo con un disco lo trovate, oltre che sul canale YouTube, anche sul sito ufficiale dimmeloconundisco.it. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lo spero, vi invito a fare un bel like, iscrivervi al canale e attivare anche la modalità campanella, in modo da essere sempre informati ogni qualvolta carico un nuovo video. Io, ovviamente, come al solito vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre tra i solchi di Dimmelo con un disco. Ciao a tutti!